L'apertura del nostro notiziario ci porta subito a parlare di quanto accaduto questa mattina a Spoltore, dove un assalto a un portavalori è stato sventato dalla polizia ad agire un comando di 7-8 persone che ha anche sparato colpi di mitra. Ma facciamoci raccontare tutto da Enrico Giancarli, che è sul posto per noi. Tanti disagi soprattutto alla viabilità mentre caccia i banditi. Enrico, buongiorno. Ciao Anna, buongiorno, ben trovati a tutti. Noi cerchiamo di fare chiarezza su quanto accaduto questa mattina nel tratto autostradale Caselli di Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Pescara Ovest in direzione nord, dunque all'altezza del chilometro 369, dove un comando composto da 7 o 8 banditi ha tentato l'assalto a un portavalori. Il tutto è sfumato grazie al tempestivo, va sottolineato, intervento delle forze dell'ordine e della polizia. La buona notizia è che non ci sono feriti e quindi diciamo non ci sono conseguenze sull'assalto. Ci sono ancora in corso le indagini per cercare di capire, di risalire al comando che ha tentato l'assalto alla portavalori di contorno. Anna, lo hai detto tu, lo confermiamo, il grande disagio alla circolazione ordinaria a Pescara, ma anche a Silvi, a Pineto e lungo la strada statale. Queste immagini si riferiscono proprio alla mattinata di oggi, l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco all'altezza del chilometro 369 dell'autostrada A14. L'autostrada è stata riaperta intorno alle ore 12, Anna, in direzione sud, quindi una sola carreggiata aperta, diamo questa informazione ai nostri telespettatori, in direzione sud, quindi è possibile, per essere ancora più espliciti, da Pescara Nord, Città Sant'Angelo, andare direzione Pescara Ovest, Francavilla, direzione sud. Al momento è ancora chiusa l'autostrada in direzione nord. Ripetiamo la notizia, nella mattinata di oggi l'assalto alla portavalori, assalto fallito per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine. Sono stati sparati anche colpi di mitra, incendiate le auto. Stiamo vedendo proprio nelle immagini le opere di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. È tutto, Anna, ti restituisco la linea.